Dopo aver rilasciato l'ultimo aggiornamento nell'estate del 2014, Instagram è diventato un potentissimo strumento di condivisione fotografica che è affiancato da un editor fotografico molto interessante che adesso non solo permette di aggiungere dei filtri, ma permette anche di modificare tutte le impostazioni di luminosità, saturazione, nitidezza e così via delle immagini prima che si vanno a condividere. Una funzionalità amata e apprezzata da tutti gli utenti che utilizzano la piattaforma di sharing fotografico, una funzionalità che ha dato modo agli utenti di condividere immagini molto più belle, molto più coinvolgenti rispetto a quello che accadeva prima. Ebbene, oggi è un altro giorno importante per Instagram perché il social network fotografico si è deciso ad introdurre nuovi filtri. È una cosa importante perché gli utenti del social network da un po' si erano stufati sempre dei soliti filtri fotografici. E anche è vero che poi alla fine questi filtri sono stati copiati, tra virgolette, da altre piattaforme che non stiamo qui a nominare. Ebbene, in questo video cosa vi farò vedere? Vi farò vedere appunto tutti i nuovi filtri introdotti da Instagram con i quali personalizzare e modificare le proprie fotografie prima della condivisione. Io sono Dario Caliendo e vi do il benvenuto. I nuovi filtri fotografici non sono l'unica novità introdotta con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione. Instagram si è infatti rinnovata anche per quanto riguarda l'interfaccia grafica, sempre però nel menu che va a gestire i filtri, che è stato rinnovato anche grazie all'introduzione di una nuova funzionalità della quale vi parleremo a breve. E proprio per quanto riguarda l'interfaccia grafica, è palese che la prima novità che risalta subito all'occhio è proprio quella relativa alla GUI che gestisce i filtri, interfaccia che, come potete vedere, è stata rinnovata grazie all'introduzione di nuove icone che contraddistinguono ogni filtro dalla lettera iniziale del nome. Ma andiamo nello specifico, i nuovi filtri introdotti da Instagram sono 5 e in ordine sono Slumber, Crema, Ludwig, Aden e Perpetua. E proprio come capita con i filtri da tempo già attivi nell'applicazione di sharing fotografico, anche con i nuovi filtri è possibile impostare l'intensità. Ma non finisce qui, con la nuova versione di Instagram è stato introdotto un nuovo sistema di gestione dei filtri che permetterà di riposizionare i filtri semplicemente tenendo premuto l'icona e spostandola nella riga nella quale sono contenuti i filtri stessi e inoltre permetterà di nascondere determinati filtri che saranno comunque gestibili dalla sezione Gestisci filtri, tramite la quale si potranno vedere tutti i filtri attivi e inattivi e con la quale si potranno comunque riordinare tutti i filtri fotografici in base alle proprie preferenze. Insomma, ragazzi, questo è quanto. Questo è il nuovo aggiornamento di Instagram, un aggiornamento che in effetti era atteso da molti utenti. Io sono Dario Caliendo e vi mando un abbraccio.